Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video devastante su Call of Duty Infinite Warfare. Avete capito bene perché dopo il video di questa mattina dove abbiamo parlato delle mappe e delle modalità multiplayer del titolo, se vi siete persi il video andatevelo subito a vedere. Adesso parleremo delle armi, degli accessori e degli equipaggiamenti, ma non è finita qui perché vi parlerò anche delle armi prototipo, quindi tantissime cose in questo video. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube, e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Sempre secondo un codice sorgente che sta facendo il giro della rete, sembrerebbero essere state svelate sempre più informazioni sul multiplayer di Call of Duty Infinite Warfare. In questo video andiamo subito ad analizzare gli accessori che sono stati svelati, che ancora l'Infinity Ward comunque non ha confermato ufficialmente, arrivano appunto da questo codice sorgente del titolo. Abbiamo il mirino ACOG, l'ammo X, una sorta di accessorio che ci permetterà di aumentare le munizioni, quindi una sorta di caricatori aumentati. La CPU per i fucili da cecchino, il fast aim per puntare più velocemente con la mira, l'FMJ per aumentare la penetrazione dei proiettili, il grip per ridurre il rinculo, l'hype aim per mantenere la mira stabile, l'hybrid sight, lo scope, l'overclock, il phase, il reflex sight, quindi il mirino reflex, lo shotgun attachment, il silencer attachment, quindi sicuramente il silenziatore, il mirino termico, il V-scope, quindi lo zoom variabile, e molti altri di cui però ancora non si conosce l'utilità, quindi dovremo un attimo capire di che cosa stiamo parlando. Molto più facile sul discorso degli equipaggiamenti, infatti potremo trovare tra le tante cose il C4, le Claymore, la granata a frammentazione, le bouncing betty, la case bomb, la Semtex, la thermobaric grenade, il coltello, la granata EMP, la granata flash, il sensore di movimento, la granata fumo, il sistema trofi, l'UAV, l'UAV remoto, il ping UAV 3D e il laser designator. Mentre se andiamo a vedere le armi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Purtroppo però ancora non sono state svelate quali saranno, alcune dal nome sicuramente ci torneranno in mente. Partiamo con l'NRG, il G18, l'EMC, il CRB che si vocifera essere una balestra, il Reaper, la pistola UMP45, il coltello, la R57, l'AKE, l'M4, l'ACR, quindi sentite bene, l'FMG, il KBS, l'M8, l'M1, l'SDF MLG, il Mauler, il Sonic, il Devastator, lo SPAS, la Meli e il Charge Shot. Mentre per quanto riguarda le armi prototipo avremo il Plasma Auto, il Rocket Multi, il Sensor Grenade, il Gravity Grenade, il Mobile Radar, il Cluster Grenade, il Blackout Grenade, l'ENG Drone, il Copycat Grenade, lo Shard Ball, il Bubble Shot, il Trick Mine, il Virus Grenade, l'Implosion Grenade e il Charge Mot. Veramente qualche cosa, ragazzi, di assurdo. Infatti la notizia più importante di cui vi avevo parlato di Call of Duty Infinite Warfare, che mostrerà e proporrà un arsenale più grande di tutti gli altri Call of Duty, e da queste prime indiscrezioni e di queste liste veramente molto lunghe, di cui vi lascio il link in descrizione così potete andarvi a vedere la lista completa, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i diversi giocatori, da scoprire comunque man mano. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.